Ben ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna che questa settimana vi propone una puntata che spazia dallo sci alpinismo al winter trail. Partiamo dal campionato italiano giovanile di sci alpinismo, andato in scena sulle vette orobiche della Val Tartano. Dopo le ottime performance sciorinate agli EIOF, Melissa Bertolina e Eric Canovi stampano anche il titolo tricolore Under 18. Percorso a dir poco spettacolare, ma come già si sa quando organizza il sci club della Val Tartano, si sa che ci sono sempre belle gare e questa è stata proprio una gara di vero sci alpinismo, tutta fuori pista e con discese veramente molto tecniche. Questo risultato qua lo dedico a Ivan Murada per l'impegno che ci mette con noi giovani e per i progressi che mi ha fatto fare in questi 3 anni, perché senza di lui penso che sarei ancora lì a cercare di mettere sulle pelli negli sci. Mi è piaciuto molto questo percorso, soprattutto per le salite che erano tutte praticamente in traccia e si arrivava anche sulla cresta. Poi le discese erano tecniche e io non sono molto brava, ma comunque sono riuscita comunque a cavarmela abbastanza. Restiamo in tema di campionati italiani con quelli assoluti andati in scena alla Presolana. Ancora una volta Matteo Eidelin si conferma il più forte di tutti. Ora per l'atleta di Sauze e Dulce inizia un vero e proprio Tour de Force. Questa settimana sarà impegnato alle gare di Coppa del Mondo in Svizzera e poi super trasferta dolomitica per la Transcavallo. Memorial Castelletti, sempre una gara comunque prestigiosa e ben organizzata. Per quanto mi riguarda sono soddisfatto della mia forma che a quanto pare sta arrivando ed è di buon auspicio per il seguito della stagione, quindi prima gara che possiamo definire di sci alpinismo e vedremo come vanno le altre. Un po' di ottimismo almeno c'è. Vedremo come va e ci si vede a Transcavallo. A proposito di Transcavallo, Vittorio Romora ci dà tutte le ultime news sulla storica kermesse bellunese in programma questo fine settimana. Abbiamo le solite due, come gli ultimi 3 anni, la light individual, quindi 1500 metri di dislivello di salita, quindi 3000 metri complessivi, mentre poi per la gara regina, quella che è anche affiliata alla Grand Course, sono quasi 3000 metri di dislivello. Abbiamo abbassato un attimo quello che era sia il chilometraggio che il dislivello, però non cambia l'impegno e il fascino della Transcavallo. Quindi vette, abbiamo 6 cime da raggiungere, canali, creste da fare, la situazione della neve l'abbiamo verificata questi ultimi 2 giorni anche con un po' di vento, però sono ottimali, quindi partenza e arrivo a Colindes come non facevamo più da 4 anni. Le iscrizioni rimangono aperte fino a mercoledì alla mezzanotte. Sabato abbiamo le 2 gare, 7:30 partenza della gara lunga, la gara regina, alle 8:30 della gara individuale, pomeriggio, DJ, un po' di festicciola, chiaramente, e le premiazioni. E poi passiamo anche alla domenica. La domenica abbiamo la giornata nuova, sui percorsi della Transcavallo faremo anche una gita sci alpinistica con l'ausilio di 3 guide alpine che seguiranno i partecipanti a questo nuovo progetto. Spostandoci dallo sci alpinismo al winter trail, questo fine settimana va in scena a Teglio la seconda tappa del circuito Nortec Powered by Scarpa. Tutto pronto per la 3ª edizione della Teglio Sunset Winter Run. Sulle nevi di Prato Valentino scatterà la seconda prova del circuito Nortec Scarpa, una gara di 10 km e 500 metri di dislivello. Quest'anno la novità sarà la Kids Run, una gara per i bambini di 1 e 2 km in base all'età. Sarà sempre prevista la camminata di 4 km per le famiglie in memoria di Simone Valli. Anche per questa settimana è davvero tutto. Il nostro consiglio non cambia. Al termine dell'ultima salita, veloce i cambi e giù a bomba in discesa.